Ciao ragazzi, benvenuti in questo spazio. Io mi chiamo Riccardo Riande e sono un fotografo, un videomaker, ma soprattutto sono un collezionista. Gli amici di Cultura Pop mi hanno gentilmente ospitato in questo loro spazio per parlare di quella che è la mia passione, appunto il collezionismo di action figure dedicata al mondo dei manga, dei videogiochi, dei film, insomma del mondo nerd in generale. Oggi inauguro questo mio spazio all'interno di Cultura Pop parlando del personaggio, diciamo, del mese, ovvero Batman. Ma non vi presenterò il Batman di Robert Pattinson, un po' perché ancora deve arrivare, dovremmo aspettare almeno un annetto per avere dai vari brand, diciamo, le prime action figure dedicate al personaggio appunto di Batman. Ma vi parlerò di due Batman cinematografici, i primi due Batman cinematografici. Parliamo del Batman della Hot Toys di Adam West, ovvero il Batman del 1966 tratto dalla serie TV, e del Batman del 1989, ovvero quello di Michael Keaton, dal film di Tim Burton, film meraviglioso con cui io e tanti altri miei coetanei siamo letteralmente cresciuti. Ma andiamo a vederli subito in dettaglio. Ci tengo subito a dire che io non ero ancora nato quando nel 1966 è approdata in TV questa prima versione live action di Batman, che ha chiaramente dei colori molto vivaci e molto legati alla primissima versione di Batman, quello fumettistico. È però, per quanto mi riguarda, essendo appunto io un collezionista, un pezzo che non poteva mancare nella mia collezione dei Batman cinematografici, perché dovete sapere che io ho iniziato da un annetto circa a collezionare tutte le produzioni Hot Toys riguardanti tutti i Batman cinematografici, non quelli tratti dai videogiochi o quelli tratti dai fumetti, perché chiaramente sono legato molto alle versioni live action appunto dell'uomo pipistrello più famoso del mondo, e ho detto: sai che c'è, visto che non ce ne stanno tantissimi, iniziamo a collezionarli tutti. Purtroppo qual è il problema? Che tranne le versioni del Batman di Zack Snyder, per intenderci quello interpretato da Ben Affleck, di cui esistono varie versioni tuttora in commercio, almeno per quanto riguarda i primi due Batman, ovvero appunto il Batman di Adam West del 1966 e quello di Michael Keaton del 1989, non è facile reperire questi personaggi. Per chi non mi conoscesse, nel mio canale ho già parlato più volte della Hot Toys, questo brand che è praticamente il brand leader nella produzione di doll, così le chiamiamo noi in Italia in maniera un po' gergale, ovvero action figure in scala 1-6 che riproducono in maniera iper dettagliata e realistica i personaggi appunto legati al mondo del cinema o della televisione. Adam West è stata la prima produzione Hot Toys per quanto riguarda questi Batman, è ormai introvabile se non appunto tramite privati. Io l'ho preso in coppia con Robin perché il venditore che ho trovato su eBay all'epoca me li diede entrambi a un prezzo piuttosto vantaggioso. Parliamo di circa 400 euro per la coppia, che vi posso assicurare che non è assolutamente un cattivo prezzo, considerando che adesso il singolo Batman potreste trovarlo anche a 300-350 euro, insomma c'è stato un bel risparmio, però sì, sono soldi. Questa doll è caratterizzata chiaramente da colori molto più vivaci rispetto a tutte le altre versioni cinematografiche dei Batman, ma anche la serie in realtà era molto fumettistica. Sono famosissimi i rumori, diciamo, posticci della serie, i famosi Boeing Punch Punch. Il secondo Batman di cui parliamo oggi è, come vi dicevo, quello di Michael Keaton, tratto dal film del 1989, Batman, con l'iconico e famosissimo Joker interpretato da Jack Nicholson. Ora, io sono letteralmente cresciuto con questo film. Io ho scoperto Batman proprio come personaggio nel mondo grazie a questo film. Prima di questo film io non sapevo chi fosse Batman, e da lì in poi serie TV, cartoni animati e tutto ciò che poteva esserci legato al mondo di Batman, insomma, è entrato nella mia vita. Io sono dell'84, per cui quando uscì il film avevo a malapena 4 anni e non l'ho visto chiaramente appena uscito, ma l'ho visto qualche anno dopo, intorno credo ai 10 anni, 8-10 anni. E questo Batman è letteralmente introvabile e lo potete trovare anche qua, sempre tramite i privati, a prezzi molto molto alti. Io stesso ho dovuto pagare
pagare intorno ai 400 euro e mi è andata bene, vi posso garantire che mi è andata bene. Ne esiste una seconda versione tratta dal secondo film di Batman, sempre con Michael Keaton, quello per intenderci col pinguino di Danny DeVito e Michelle Pfeiffer come Catwoman, e io però ero molto più legato alla prima versione, un po' perché è iconica, è il primo film di questo diciamo binomio di Tim Burtoniana memoria, e io ho voluto insomma prendere questo pezzo. È pazzesco, lo scatto è pazzesco. Purtroppo la possibilità di questa doll non è eccezionale, dovuta proprio al materiale con cui sono fatti i vestiti, infatti la tengo in una posa abbastanza standard perché non voglio assolutamente rovinare questa doll, ormai letteralmente introvabile. Sono certo che la Hot Toys riproporrà qualche nuova versione più avanti, chi lo sa, vedremo. Bene ragazzi, con questo video vi ho parlato di queste due splendide doll. Se avete domande sulle doll o volete in qualche modo che io vi parli di qualche altra doll legata al mondo Marvel, DC, Game of Thrones o di qualsiasi altro brand su cui voi potete essere interessati, scrivetemi nei commenti, scrivetemi in privato. Grazie ancora agli amici di Cultura Pop per avermi ospitato in questo spazio, ci vediamo sempre qui molto presto con delle succosissime novità in ambito Marvel. Ciao!